Mister, una partita equilibrata, peccato per il risultato finale, forse il pareggio sarebbe stato appunto il risultato più giusto. Sì, per quello che si è visto in campo, i ragazzi non posso dire niente, hanno giocato una buona partita. È chiaro che poi gli episodi cambiano un po' la scena. Noi siamo andati in vantaggio, abbiamo preso un gol su pallaferma, dove si è causato un calcio di rigore, e poi abbiamo preso praticamente questo gol su un nostro errore nell'uscire. Però abbiamo avuto molte palle di ripartenze dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Quindi, se proprio devo dire qualcosa ai ragazzi, di essere un po' più cattivi, soprattutto nell'ultimo passaggio dove si decide poi il risultato e tutto. Alla fine il pareggio andava bene, però il calcio è questo qua. L'ha detto lei, contro una squadra che l'anno scorso era in Primavera 1 con il Verona, sono mancati gli ultimi passaggi, può anche far male nel vedere dove e come sono arrivati i gol degli avversari all'ultimo secondo del primo tempo e dopo un errore nostro. Sì, ma infatti noi avevamo chiuso il primo tempo, se chiudevamo 1-0 sarebbe stata un'altra storia, perché comunque anche a livello morale abbiamo avuto un contraccolpo. Però un'ingenuità su una palla ferma, è chiaro che facciamo un calcio di rigore, e quelle purtroppo sono ingenuità che si pagano. Il secondo gol è stata un'uscita nostra sbagliata, palla persa a centrocampo e loro ci hanno fatto gol. Però insomma, cercheremo di migliorare anche questo. Comunque la squadra penso che stia migliorando e che possa giocare su qualsiasi campo sempre per vincere, perché abbiamo le componenti per poter vincere. È una squadra che sta migliorando, lo ha dimostrato, adesso un altro match molto importante contro la Spal. Contro la Spalla è una partita decisiva, perché loro non so cosa hanno fatto oggi, ma comunque io penso che alla fine noi, la Spalla, il Bologna, sono queste le squadre, la Cremonese, più o meno, che stanno facendo dei risultati che fanno pensare che faranno il campionato di vertice. Poi ci sarà una lotta fino alla fine e vediamo di spuntarla noi.